voler tingere un quadro delle elezioni politiche 2018 in Calabria bisognerebbe utilizzare non poco verde, il colore della Lega Nord. Nella nostra regione infatti il movimento politico nordista elegge un senatore e un deputato, grazie alla grande ascesa che dallo 0,2% del 2013 l'ha portata a quasi il 6% delle ultime politiche. La Lega conquista 2 seggi al Parlamento, quintuplica i voti in tutte le province calabresi, una vittoria nella vittoria per i sostenitori di Salvini. Matteo Salvini che entrerà così in Parlamento con i voti dei calabresi. Per un soffio il suo seggio non è scattato in Sicilia e ha dovuto ripiegare sulla Calabria, dove era capolista e dove i voti garantiti dall'ex governatore Giuseppe Copelliti hanno consentito alla Lega un risultato storico nel collegio uninominale al Senato di Reggio. In riva allo Stretto il Carroccio ha toccato il 7,26%. La Lega di Salvini al Senato ha raccolto oltre 6.000 voti, sfiorando il 9%, esattamente l'8,69%. Evidentemente trascinata dalla candidatura della regina Tilde Minasi. Nonostante il suo exploit, la Minasi in Parlamento non ci entra. È la logica della Rosatellum. Dobbiamo attenerci alla legge elettorale che purtroppo non ci favorisce, è stato il suo commento. Sicuramente più formale di quello dei nostalgici destrorsi che l'hanno sostenuta e che quando capiscono di aver portato acqua al mulino di chi per anni ha disprezzato il Mezzogiorno, dopo aver inciuciato con la Lega, si sfogano su Facebook. La maledizione dei nemici di Reggio continua. Un calabrese a Roma, tuttavia la Lega lo porta comunque. Si tratta del segretario regionale della Lega, Domenico Furgiuele, che alla Camera ha rastrellato oltre 52.000 voti. Un bagno di folla intanto per Matteo Salvini è arrivato in Calabria per ringraziare i sostenitori. Prima centinaia di persone alla Lamezia Terme, poi quasi un migliaio a Rosarno per il leader del Carroccio. Persone vestite di verde, con la bandiera della Serenissima Repubblica di Venezia, tutti accorsi per stringere la mano a Salvini o fare un selfie con lui. A Rosarno, per l'incontro con Salvini, è stata messa a disposizione addirittura una scuola. Il neosenatore ha ringraziato i suoi sostenitori nell'auditorium del Liceo Piria. Partiamo da Rosarno, ha riferito, perché lavoro e clandestinità sono due fenomeni qui collegati. Se qui arrivano schiavi, i ragazzi calabresi scappano per cercare lavoro. L'Italia che ho in testa chiude le porte ai delinquenti e le apre a chi scappa davvero dalla guerra, però prima vengono gli italiani. E sancisce così la pace definitiva con quei calabresi che solo 3 anni fa aveva definito una vergogna. Ma d'altra parte, cambiare idea, sostengono alcuni, è sinonimo di intelligenza. Grazie innanzitutto per aver tolto 2 ore al sabato, ai figli, alla famiglia, al lavoro, al riposo. E quindi il grazie non è vostro nei miei confronti, ma è mio nei vostri confronti. Io ieri sono andato a prendere mia figlia a scuola alle 4, siamo andati al parco giochi a Milano, poi è arrivato l'altro figlio alle 8, abbiamo mangiato una cotoletta, un po' di fagioli, poi si è stretti lì a guardarci Peppa Pig per circa 3 quarti d'ora, poi una partita, poi li ho messi a letto, poi mi ha detto: papà, cosa facciamo domani? Ah, domani mattina ci svegliamo con calma, ci laviamo, facciamo colazione, poi però papà verso la 1 vi lascia perché prende l'aereo. Dove va papà? Va in Calabria, e mia figlia ha 5 anni. Perché? Perché sto lavorando per te, perché voglio che i nostri figli a Milano o a Rosarno abbiano un futuro qua, non dalla Calabria. E quindi sono qua per ringraziare, per dirvi che sono una testa dura e quindi ho preferito venire dopo il voto, non prima del voto. Prima del voto tutti i fenomeni con i volantini a sorridere, telefonami, mandami la mente, per il lavoro ci penso io, per la casa ci penso io. No, io non mi sono mai permesso di dire neanche a una persona: per il lavoro ci penso io, per la casa ci penso io. No. Semplicemente sono in grado di garantire, se riusciremo a andare al governo e ce la metterò tutta, un po' di lavoro in più e un po' di immigrati clandestini in meno. Benvenuti a questa nuova puntata di Linea Aperta. Avete visto?
di Alessandra Bevilacqua, si parla ancora di voto, anche perché oggi è una giornata intensa, una giornata di voto intensa. Il voto è andata male, almeno fino al momento, e considerando anche quello che poi succederà in regione, perché Matteo Salvini finisce questo suo intervento nella nostra scheda a Rosarno, ma specifica poi sulle varie agenzie dicendo: prossima tappa sarà la regione Calabria, arriviamo come Lega. E di Lega, ma non solo, di commento ancora post voto, perché con Rosatellum niente è mai sicuro. Abbiamo e ringraziamo per essere qua con noi Tilde Minasi, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. E poi in collegamento da Cosenza, oltre Cosenza, a Fabio Di Polito, abbiamo Fausto Ossomarzo. L'abbiamo ascoltato oggi il suo sfogo nei nostri notiziari, ma vogliamo approfondire dire con lui quello che è successo. Buonasera. Buonasera a tutti voi, benvenuti, entrate in diretta da Cosenza, allo studio di Cosenza. Come dicevi tu, Rosi, abbiamo il piacere di ospitare lui, ogni tanto quando è libero fa una capatina anche al graffiatore, ma come hai detto tu, lo sfogo di Fausto, ma ve lo passo subito. Buonasera anche alla Minasi, benvenuta anche su Cosenza. Noi siamo qui da Cosenza, insomma, cerchiamo di accendere i riflettori anche su questa provincia così grande, e Fausto l'ha accesa, insomma, da più anni su questa provincia. Buonasera, benvenuto Fausto. Buonasera a voi, buonasera, un saluto a Tilde negli studi di Reggio. Allora, Fausto, hai sentito, hai visto la scheda, la Lega o meno, ma la cosa più, quella che preme di più, è capire che ad oggi sei fuori, diciamo, non siete stati eletti, queste Rosatellum, i conteggi e tutto quello che è successo. Che vogliamo dire in merito anche a questa situazione che si è creata, anomala, penso che sarà la prima volta in Italia una cosa del genere. Ma niente di straordinario. Tra l'altro non è uno sfogo, qualcuno ha voluto sentirmi nell'intervista e ho rappresentato il nostro stato d'animo, che è di chi ha partecipato per dare una rappresentanza alla Calabria, insomma, con le sigle nell'ambito del centrodestra, la massima rappresentanza. Cosa ben diversa rispetto a quello che è avvenuto. Io ho sempre chiesto, lo faccio anche oggi, l'ho detto anche ai miei amici, ho fatto un post su Facebook, non ho fatto nessuna dichiarazione ufficiale, perché ci sono ovviamente i delusi che diventano più ultras, fino anche ultras più di te, di essere composti rispetto a un avvenimento che è la prima volta che avviene in Italia, semmai con un accanimento rispetto a un commento sui dati, qualcuno parlava impropriamente di giustizia, ingiustizia, di imbroglio. Noi siamo stati spettatori silenziosi di quello che era un risultato che dava la Corte d'Appello, e che poi per la prima volta in 72 anni di Repubblica, anziché trovare un conforto nella giunta per le elezioni, è stato stranamente riaperto. Ma anche su questo, insomma, ho letto anche un velo pietoso. Ho letto anche un commento di Pietro Mancini, il papà di Giacomo, che un pochettino si è arrabbiato tantissimo su questa situazione. Sì, ho visto un articolo, a me non piace, perché vedo l'aggressione. Io credo si debba essere sempre molto composti, no, al di là delle cose, quindi aggredire una parte, che penso una parte di alleati. C'è soltanto questa stranezza, appunto, che resta, che creerà un precedente. Cioè, immaginate se domani alle regionali uno resta fuori per 100 voti e si presenta in corte d'appello e dice: vorrei aver riconteggiato. Qualcuno ti dice: si accomodi al TAR, come in questo caso dovevi accomodarti alla giunta per le elezioni, come ho spiegato anche al capogruppo di Forza Italia Brunetto. Però io ripeto, io sono alla... c'è il diritto italiano, poi c'è il diritto, diciamo, anche quello che va riconosciuto, di prendere un voto in più, deve stare lì. Non so perché non eravamo presenti durante i conteggi, quindi eventualmente anche non siete quello stati che presenti, manca, no, io no. Non eravamo proprio avvisati, no, non l'abbiamo saputo la sera, anche perché era uno schema irrituale, insomma, no? Quando la Cassazione chiude e manda gli eletti al Parlamento, io ancora ad oggi sono nell'elenco del Parlamento al numero 330 parlamentare della Repubblica Italiana, ma ripeto... Ma tu dovevi presentare, secondo me doveva andare... No, qualcuno mi aveva chiamato per dire: no, che presentati, però credo ci debba essere sempre grande compostezza e grande dignità, al saldo di chi, perché ripeto,
Fra di noi non ha parlato nessuno, hanno fatto tutto quanto gli altri. Ho visto anche ricostruzioni di articoli su come cambiano le alleanze. Io provo a essere sempre, né ad esaltarmi né a deprimermi. Registriamo questa cosa che registrano insomma tanti giuristi italiani e qualcuno ha ripreso. Io poi non faccio le cose contro, ho visto articoli che vedono protagonista la compagna di Berlusconi, insomma mi sembra barbarie a cui non si partecipa e niente, proviamo con lo stile di sempre a... Poi il tema vero rispetto a questo dibattito, ho sentito anche Salvini che torna in Calabria, chi e come può rappresentare la Calabria al meglio in Parlamento, perché il voto dato diciamo ai 5 Stelle, una misura talmente forte e enorme, deve interrogare tutti, perché le politiche per questa terra, per chi l'ha rappresentata in Parlamento negli scorsi anni e ci auguriamo per chi la rappresenterà meglio per il futuro, sono mancate da un po' di anni, quindi è uno sconforto generale. Le scelte di governo che valgono per il centro-nord non sono quelle che valgono per il centro-sud, e chi sta in Parlamento deve conoscere profondamente quali sono, diciamo, le direttrici su cui ritrovarsi e rinnovare, e chi fa politica deve essere sempre responsabile con i toni, con i modi, con i comportamenti. E io per quanto mi riguarda provo a esserlo sempre. Mary, a te la linea, non so se ha messo un po' di carne al fuoco, Fausto, prego. Sì, una piccolissima domanda, a parte i complimenti per come l'ha presa, no? Il savoir-faire anche con gli alleati, quello che diceva prima, siamo una grande, diciamo, la grande famiglia, però è quello che dice lei, dobbiamo parlare di regione, quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, visto che ce l'ho in onda, abbiamo avuto tanti commenti, come lo commenta, mi scusi il bisticcio di parola, il risultato a Cosenza, dove è stato, a parte i vostri amici alleati, è stato un bel risultato. Il risultato, quale risultato? Dei 5 Stelle, visto che parlava del risultato dei 5 Stelle. Visto che parlava del risultato dei 5 Stelle, visto che parlava del risultato dei 5 Stelle. No, ma io credo, ho provato a dirlo e lo faremo penso nei prossimi giorni in un'analisi complessiva. E qualcuno poi ha come dire, ironizzato sul reddito di cittadinanza, ognuno si candida a proporre le proprie politiche, la flat tax, altre cose, insomma Fratelli d'Italia aveva un pezzo del suo programma. La verità vera, e lo dico con grande rispetto e soprattutto lo dico non tanto per la Lega in sé che prova a cambiare pelle, insomma io sinceramente non ci credo e quindi lo dico con rispetto per la storia di Tilde Minasi che è mia amica, che conosco, la cui passione e interesse conosco profondamente. Qui c'è stato, anche rispetto ai partiti tradizionali, un messaggio più forte che è passato, non a caso diciamo noi prendiamo i consensi personali, se possiamo dire, insomma, nell'ambito dei singoli partiti, e non so quanto sia un messaggio dopato, perché quando uno dice aboliremo la Fornero, faremo un sacco di cose, e c'è l'aggressione invece per chi la votava che va mitigata e non ha il senso di fare proposte misurate, soprattutto nel tempo misurabile, puoi avere il massimo, cioè diventa una bolla politica, come di fatto lo è stato. Quella dei 5 Stelle è una bolla politica nelle proposte dal mio punto di vista che danno come ricetta e come soluzione, ma anche di grande insoddisfazione, perché quando al sud, infatti il dato è 47% al sud, il 30% al centro, il 25% circa al nord, e ti dà l'idea che qui al di là delle chiacchiere mancano da tempo politiche soprattutto sul lavoro, e fin anche il problema diciamo dei migranti economici che si aggiungono diciamo a quelli ai richiedenti asilo va in secondo piano dal mio punto di vista, per cui vince chi lancia un messaggio forte e ripeto dal mio punto di vista va rispettato, perché è la gente che vota al di là degli interpreti poi di quel voto. Ed è, spero, mi auguro, diciamo, temporaneo, nel senso che comunque credo sia una bolla poter dire arrivo io e risolvo tutto, cioè andare a governare i comuni, governare le regioni, governare il paese, se non si ha consapevolezza. Io ad esempio ho nella mia
pur breve esperienza, maturato quest'idea che il Sud, soprattutto la regione obiettivo convergenza, sono state totalmente dimenticate dallo Stato, ha fatto taglio orizzontale ai comuni e quindi quel finanziamento doveva essere straordinario con una complessità anche sulla spesa, e è diventato invece sostitutivo del finanziamento ordinario, e quindi le difficoltà nel produrre sviluppo e lavoro e anche avere un'idea di quello che deve essere il Mezzogiorno, per quanto mi riguarda in uno slogan è immaginare di essere, diciamo, il giardino d'Italia e d'Europa, e quindi lavorare e investire ogni euro su quel lavoro vero, che è appunto legato a turismo, agricoltura e pesca e non ad altro. Cosa accadrà non lo so, è ovvio che quando la gente stanca di non essere rappresentata, al di là del fatto di essere anche mal rappresentata, perché c'è anche l'incidenza di una politica che alcune volte, diciamo, ha fatto vergognare. Io ripeto, rispetto agli alleati, non credo che debba essere chi ha gridato una vita prima il Nord, per quanto oggi, diciamo, da un'impostazione diversa, a venire a offrire, e né Marziano a venire a offrire una prospettiva a questa terra. E serve gente responsabile, attrezzata, che a partire dal Parlamento, tutto quello che seguirà, perché appunto essere alternativi insieme ai governi di centrosinistra nazionale e anche regionale, perché anche lì l'altra bolla è Oliverio, perché non ci scordiamo, se candidato raccontando ai calabresi loro avrebbero riaperto ospedali, fatto, cioè, migliaia di cose, e io sicuramente a 38 anni, prima volta in consiglio regionale, non pensavo mi toccasse invece dover chiudere ospedali, pagare debiti. Bisogna essere sempre appunto misurati e responsabili nelle cose che si dicono, perché è facile parlare dall'esterno, è facile anche scrivere su Facebook, ma poi governare è davvero una cosa importante. Io ritengo che questo voto, che pur c'è stato e che serve poi a tutti a interrogarsi, è in parte una insoddisfazione rispetto alle diverse politiche che sono mancate, ma soprattutto una bolla rispetto ai temi con cui si è raccolto un consenso della Lega fino anche in Calabria. Al di là del contributo, che pure c'è stato, perché quando riempiono le sale, e mi fa piacere che sono tutti amici miei, quello è un contributo personale di Tilde Minasi, di calabresi, insomma, che nel loro ruolo, anche quando hanno amministrato nelle grandi difficoltà, l'hanno fatto con grande dignità e grande competenza e con la passione che, a prescindere da tutto, le ha sempre accompagnati. Quindi io, al di là della... abbiamo dietro un drappo verde, insomma, al di là adesso del fazzoletto verde, non lo vedono, che allora, no, no, qui in questo studio lo vediamo noi in che qualcuno, con cui qualcuno vuole avvolgere Tilde Minasi, insomma, Tilde Minasi guardo sempre con grande affetto e simpatia. Però volevo ricordare, hai detto tu, del rilancio di questa terra, della Calabria, lo ripetiamo sempre, adesso ti diamo la linea, Mary. Lasciatemelo aperto il collegamento. Tilde Minasi dice effettivamente è una bolla, cioè chi parla da sempre per il Nord da qualche mese a sta parte venire e parlare del Sud con rispetto di essere alleati. Una Tilde Minasi che però, ecco, anche per presentare, ha avuto un suo ottimo consenso. Qualcuno, ecco perché è uscito anche il caso Tilde Minasi, nel senso che è stato un il fenomeno Tilde Minasi, perché effettivamente è stata un grande supporter alla grandiosità, perché ricordiamo, da uno 0,3% era la Lega in Calabria, è passata ad un ottimo risultato. Sì, io sono contenta di aver contribuito a questo successo della Lega, che per oggi poche di fatto, ore, senatrice, che di fatto è il primo partito oggi del centrodestra. Io non credo che siano pochi mesi che ci sia questo cambio, di questa svolta all'interno della Lega, ma sono ben 4 anni, perché è dal 2014 che Salvini ha saputo, con grande coraggio, voglio dire, perché ha avuto contro anche gli storici della Lega, ma è riuscito a dare questo cambio, questa divisione della Lega, che non è più una visione secessionistica, ma anzi è una visione di difesa dell'identità e della sovranità nazionale. Io credo che sia il partito oggi più identitario rispetto a tutti gli altri all'interno del centrodestra. Poi Salvini credo che sia stato anche bravo a portare avanti pochi punti, ma che sono quelli che la gente oggi vive proprio sulle proprie spalle. Parliamo di tasse, parliamo di immigrazione, e non è vero che lui è venuto qui a prospettarci che il 5 mattina gli elettori si sarebbero svegliati in una nuova Svizzera. Anzi, non ho mai sentito fare a Salvini delle promesse.
l'ho solo sentito di parlare di cose concrete, come lui, una persona abbastanza concreta, di pochi punti tangibili ma che possano ridare serenità per ripartire, perché oggi diciamo che stiamo sopravvivendo a causa di politiche fallimentari che il PD sia a livello nazionale ma è anche a livello locale da noi, anzi da noi pure cittadino, perché abbiamo pure la città governata dal PD, cioè l'area metropolitana, non proprio la città, e quindi questo ha portato a un voto che ha privilegiato da un lato i 5 Stelle, anche se forse loro hanno usufruito della delusione di alcune non candidature in altri partiti, che hanno poi votato 5 Stelle. Cioè attribuisce a questo, non... No, no, per carità, non potrei solo a questo, non ma solo hanno a questo, anche ha usufruito, questo è il grosso risultato, a mio avviso, poi questo è un pensiero mio. E dall'altra parte Salvini, che hanno visto come una persona insomma più concreta, che parla di problemi reali che oggi viviamo, e magari è stato più credibile rispetto ad altri. Senta, questo è durante, è emerso anche nella scheda, perché poi, come è capitato per Orso Marzo, dove il popolo del web si apre, anche la stampa, il popolo del web, eccetera, subito dopo il risultato elettorale, ricordiamo, per qualche ora lei era senatrice, sì, in carica, perché poi anche là il Rosatellum. Questa legge elettorale è veramente deleteria, e quindi anche noi per mezzo pomeriggio, diciamo, abbiamo creduto che Salvini avesse preso il seggio in Sicilia, la Sicilia aveva una percentuale più bassa della nostra, quindi ovviamente io potevo considerarmi dentro. E invece poi ovviamente la Sicilia era divisa in due collegi, questo ci aveva un po' disorientato, poi la mattina dopo abbiamo capito che non era proprio così. Senta, e qualcuno poi sul web, ma anche sulla stampa, perché ho letto molte dichiarazioni dell'analisi del voto regino, dell'exploit del voto, lei su questo un po' ha scritto anche poi una lettera, ricordando anche quello che è il suo bagaglio, no? Politico, eccetera, dice il voto è influenzato, diciamo, il voto regino dall'ex presidente della regione Calabria Scopelliti. Supportano in questo caso, si ipotizzava, di Tilde Minasi. Quanto c'è di vero in questo? Quanto è? Lei effettivamente in una lettera dice mi amareggia questo, nel senso che dice ho un bel bagaglio, ho una mia storia politica. Sì, perché voglio dire, si sono fatte tante critiche, si è fatto tanto, non lo so io, quasi che io fossi la bambolina messa lì, la pedina, come qualcuno mi ha chiamato. Ora, per carità, che Scopelliti, siamo amici, abbiamo fatto un lungo percorso insieme, che abbia dato una mano, questo è innegabile, ma al di là di dire che io quasi quasi, fuori da tutto, poi sono stata messa lì perché altri hanno deciso che dovessi stare lì, questo non è vero, perché comunque io ho una mia storia politica, ho un mio seguito, una mia esperienza, quindi non è stato solo deciso da altri la mia candidatura, ma anzi a maggior ragione che sul territorio erano pochi candidati del territorio, questo anzi mi ha spinto a candidarmi, perché come diceva Fausto è giusto, già la Calabria è sempre stata e spesso dimenticata anche dai suoi rappresentanti, quindi non averne proprio, averne pochi, questo poteva essere anche un punto negativo per la Calabria, quindi io anche per questo mi sono messa in gioco. Non avevo in mente proprio una candidatura, però questo anche mi ha spinto a dovermi sacrificare per cercare di evitare o che si potesse paventare l'ipotesi che la Calabria uscisse fuori senza anche la nostra provincia con dei rappresentanti del territorio. Senta, stessa domanda poi, se mi rimanda il collegamento anche da Cosenza, anche ad Orso Marzo, a lui ho chiesto appunto questo
commento al voto, no? Che ha visto, a parte il crescendo della Lega, l'abbiamo analizzato, che però si è concentrato sulla zona regina, quindi da qua ecco il fenomeno di Tilde Minasi. Dall'altro canto questo fenomeno 5 Stelle, no? Siete Lega e 5 Stelle, erano i due, per, mantenendo questo termine, fenomeni post-elettorali, per un semplice motivo. Allo stesso modo si analizza, quindi la domanda che ho fatto da Rosso Marzo la faccio anche a lei, si analizza questa divisione Cosenza esploa del Movimento 5 Stelle, no? Dove doveva essere comunque, vedi, roccaforte, diciamo, del centrodestra. A Reggio esploa della Lega. L'esploa della Lega lo abbiamo analizzato. Come mai? Vabbè, come è chiaro che anche la mia persona comunque ha comportato, perché comunque io ho un forte legame con il territorio ed è di questo ero certa, quindi, ma anche un legame che ho mantenuto al di là del ruolo, perché io anche senza il ruolo comunque sono sempre presente sul territorio. Perché ricordiamo, vicina, le dice, entro ritorno dopo 4 anni, sì. Perché ricordiamo, lei era in consiglio regionale con la giunta Scobelliti, sì. Dopo 4 anni ritorna. Quasi 4 anni che sono fuori dai giochi, però sempre presente accanto al cittadino, che ancora oggi, devo dire, trova forse in noi un punto di riferimento, perché pochi ne riscontra a livello di amministrazione. L'esplo cosentino dei 5 Stelle come se lo spiega invece? Oltre il 50%. Vabbè, ma i 5 Stelle anche da noi hanno avuto un buon risultato al di là di quello della Lega. Più mitigato, sì. Rispetto. Ma io credo che comunque i 5 Stelle, vabbè, al di là, come ho detto prima, che la gente è stanca, la gente non ne può più e vuole cambiare, però i 5 Stelle hanno vinto nelle regioni economicamente più deboli, e quindi la storia del reddito di cittadinanza chiaramente fa presa su cittadini che vivono oggi un disagio, cosa che è sbagliatissima a mio avviso, perché io ricordo, l'assistenzialismo non fa mai bene, non porta mai niente di buono. Io quando ho iniziato la mia esperienza da assessore, appena entrata gestii una parte del reddito minimo di cittadinanza che allora c'era, che una misura negativa che non ha portato a niente di buono. Poi fra l'altro, dovendo privilegiare chi non ha reddito, comunque un reddito più basso, ricordo che allora quelli che erano in pole position nelle liste erano tutti immigrati e rom. Senta, e pochi cittadini italiani. Senta, capita spesso, quindi Salvini, senatore calabrese, lo abbiamo visto a Rosarno, lui ha dichiarato scendo dopo il voto, invece tanti vengono prima del voto, io sono venuto dopo il voto. Secondo lei Salvini è uno di quelli, perché ce ne sono stati, no? Tanti eletti non calabresi che però prendono i voti della Calabria scappano, ecco. Secondo lei Salvini farà il senatore calabrese? Per come lo conosce, ricordiamo che comunque lei si avvicina, sì, attraverso il suo movimento anche alla Lega. Sì, io credo di sì, anzi devo dire che fa onore a Salvini essere venuto subito dopo le elezioni, nonostante gli impegni pressanti di questo momento, che voglio dire è anche abbastanza delicato, però lo ha trovato il tempo per venire a ringraziare gli elettori. Questo fa ben sperare che domani sarà presente accanto ai problemi e alle esigenze dei calabresi, ma non di meno, voglio dire, mi farò io parte attiva se lui dovesse venir meno all'attenzione di Salvini sul nostro territorio, a essere la sua spina nel fianco, perché non dimentichi di essere senatore di questo territorio. Sembra presto, e poi se mi apre il collegamento con lo Orso Marzo, però un anno passa in fretta. Lui dice: prossima tappa alla regione Calabria, lavorerete per la regione, vi parteciperete come liste, in concomitanza penso col centrodestra ovviamente. Vabbè, questo è da vedere, certo non si può fermare qui la Lega oggi, voglio dire, è un partito in ascesa, io sono certa che sarà un partito che crescerà sempre di più, se ovviamente anche
Salvini manterrà fede a quelle che sono state i punti della, a portare avanti quelli che sono stati i punti del suo programma. Io credo che è giusto che sia presente anche nelle prossime competizioni la Lega, perché non dovrebbe, ormai non è più Lega Nord, dobbiamo prendere atto che c'è un cambio della Lega. Fra l'altro è un partito del centrodestra, è un partito che guarda tutta l'Italia, cioè dire prima gli italiani significa guardare dal meridione al settentrione con spirito costruttivo, non significa guardare solo una parte del territorio. Orso Marzo, che in consiglio regionale rimarrà, visto, a parte il numero, è rimasto il numero in Parlamento, il 330, quello che diceva prima, comunque in consiglio regionale rimarrà in questo anno per lavorare. Noi leggevamo in questi giorni, Oliverio, proprio io metto la mia candidatura, ovviamente non è che si candida lui, metto la mia candidatura a disposizione. Secondo lei? State lavorando come Fratelli d'Italia? Sì, intanto Fratelli d'Italia, perlomeno dove ha dirigenti, amministratori, io parlo della mia provincia, perché la Lega, al di là, ripeto, del fenomeno Reggio, prende un voto di riconoscibilità politica che, ripeto, è anche urlare misure che poi bisogna vedere quanto sono misurate e misurabili nel tempo, per questo lo vedremo, perché è facile tornare, ma Fratelli d'Italia ha più che quadruplicato il proprio risultato. E dove siamo noi? Parlo della mia città, parlo di Paola, parlo di Scalea, parlo di Terranova, insomma altre grandi città, la Lega sta dietro, quindi quando tu offri un'opportunità di dirigenza, insomma, anche rispetto a questi temi c'è una credibilità. Fratelli d'Italia d'altronde cresce grazie, vince in un collegio, grazie anche al contributo di tutti i partiti, perché appunto questo centrodestra che ha alleati, al di là adesso degli affetti e delle amicizie, che sviluppano politiche nel centro-nord con tanti amministratori della Lega che governano bene, qui bisognerà capire quanto e come Fratelli d'Italia si sta organizzando e ha un parlamentare, Vanda Ferro, insomma, che viene eletta nel collegio, e grazie anche a quel risultato noi giocavamo l'opportunità per migliaia di voti. Poi anche lì bisognerà capire, stiamo adesso verificando comune per comune se quel conteggio poi è stato giusto o sbagliato, ma ripeto con grande serenità. E Fratelli d'Italia deve organizzarsi e contribuire rispetto a una vecchia impostazione di sommare i numeri, a fare la scelta per la regione la più credibile possibile, alternativa ad Oliverio, perché guardate, io finanche di Oliverio, in questo tempo dove tutti urlano, ho sempre avuto grande rispetto, pur considerando, glielo ripeto tutti i giorni, il Consiglio regionale inadeguato a questi tempi, inadeguato lui con il partito, le vicende che hanno riguardato la gestione della sanità, quando ci eravamo conquistati con grande sacrificio le assunzioni dopo tanti anni di difficoltà e questi giocavano il balletto di chi doveva farle. Insomma, è una vecchia politica, da qualsiasi punto di vista la si guardi, così come anche la nuova può diventare una suggestione banale, perché è facile urlare, non è problema soltanto riduco, faccio e dico, e su questo noi le parti dove governiamo meglio, le esperienze pur positive che ci sono quelle che devono essere sommate offrendo un'alternativa. Io sono contento che Oliverio si ricandidi, nel senso, dal punto di vista egoistico penso che ci offrirà un grande risultato. Anche in Calabria non sarà più la partita classica che si è osservata, insomma una partita a due, sarà una partita a tre, fermo restando che sia quel risultato della Lega, che è dopato su un ambito nazionale, di messaggio nazionale, sia anche quello dei 5 Stelle, bisogna misurarlo poi appunto con le candidature, con la progettualità. Io mi augurerei, e non nell'interesse, diciamo, del centrodestra, a cui guardo sempre con grande attenzione, perché quando tu parli a politiche che riguardano la famiglia, insomma anche le visioni del mondo, non a caso ti senti di destra o di centrodestra, che i 5 Stelle con Di Maio provassero la gravità del governo di un paese, perché l'hanno provato a Roma. E stiamo osservando tutti, nonostante difficoltà, perché quando la Raggi dice anche noi, quando abbiamo governato la Calabria, un 40 anni di debito sulla sanità,
abbiamo provato a spiegare di quante difficoltà abbiamo avuto su, e abbiamo raccontato con grande equilibrio, sempre la verità, quello che va accompagnato, devi provare a essere composto nelle istituzioni, noi ci proviamo tutti i giorni, l'alternativa di Oliverio non può che venire da un centrodestra riorganizzato. Poi io ripeto, sarà perché quando gli spazi politici si riducono, tutti sono interessati agli spazi politici che si allargano, anche a noi purtroppo è capitato in questa bella esperienza, noi viviamo, diciamo, una coerenza politica, quando il partito nostro di riferimento sciolto nel PDL, l'ha vissuto anche Tilde Minasi, no? Abbiamo accompagnato stagioni di passaggio su diverse sigle, l'importante è essere coerenti, diciamo, con le visioni del mondo e quindi anche con quello che immaginiamo possa servire con la giusta competenza, no? Perché poi l'inesperienza o anche il giovanilismo alla Renzi, della rottamazione, è una roba che non serve. Io vedo anche alcuni che si nascondono rispetto alle proprie storie, io mi sono mai nascosto e la rivendico sempre tutta, compreso, diciamo, i pezzi di errori a cui siamo stati indotti dalla storia, anche dai nostri errori politici, però la dignità nella vita non si deve perdere mai, insomma. Certo, senza dubbio. Quindi, per quanto riguarda la dignità di calabresi, io penso che non ci serva nessuno dall'esterno. Io credo che al di là delle difficoltà che questo paese ha vissuto con politiche anche a trazione di centro-nord nell'ambito dei governi, tutti i governi, io non credo in opere salvifiche di chi viene a parlarmi e a convincermi che un mondo nuovo è possibile, perché noi conosciamo le nostre difficoltà, conosciamo anche i nostri limiti e difetti dei calabresi, quindi continuo a pensare che siamo alternativi al centro-sinistra anche in Calabria, però diciamo al libro dei sogni di chi la racconta. Me la consente la battuta e poi Fabio ti faccio fare, perché immagino che hai delle domande, ma siete alleati con la Minasi? No. Stavo iniziando, cioè, siete alleati con la Minasi o non siete più alleati? Oltre il rapporto d'amicizia, dico, no? Sì, anche perché le alleanze... o a geometrie variabili, diciamo a seconda delle città. C'è un'alleanza nazionale che ha delle peculiarità che oggi vede, diciamo, nella Lega il primo partito. Io poi tra l'altro con Tilde Minasi, ripeto, abbiamo perso Tilde Minasi, la nazione comunista, insomma, l'amicizia che può capire tutto nella vita, non credo sia così, quindi con Tilde sempre, perché e conosco la sua passione, conosco la sua abnegazione e ritengo che questa alleanza ha delle caratteristiche, non so se domani si tornerà, perché se guardate anche le sfumature, ci sono, diciamo, sfumature simili o verosimili, no? A costruire un grande contenitore nuovo del centrodestra, perché nei monoblocchi, insomma, sarà pure così. Io ci voglio arrivare però, diciamo, con quella che è la mia identità, cioè io ho sempre gridato prima agli italiani, ce l'ho sempre pensato, certo non penso che uno che oggi costruisce un messaggio con più forza e più carisma lo possa gridare meglio e più di me, insomma, questo non lo concede a nessuno, al di là del fascino, insomma, che potrebbe starci in politica, perché conviene stare dove ci sono sempre maggiori consensi, insomma, ci sono molti che la pensano così. Io nonostante, ripeto, mi è toccato fare, anche insieme a Tilde credo, delle scelte per accompagnarti, dove siamo adesso, dove siamo oggi, perché appunto quando ti chiudono la casa madre devi capire quale spazio occupare, io provo a occupare sempre lo stesso, nel centro-destra, con i distinguo che bene fanno, diciamo, anche nel centro-nord, immaginando che la Calabria non la salvano né i marziani, e né gente verrà dall'esterno, ma chi ne conosce profondamente i limiti e deve provare a servirla meglio tutti quanti insieme, perché dei limiti hanno avuto anche i governi di centrodestra, facciamo autocritica, non a caso, insomma, le cifre dei partiti si ridimensionano e tutti insieme comunque ancora oggi siamo in maggioranza, quindi io questo lo festeggio positivamente e comunque la risposta alla domanda, sì, con Tilde Minasi siamo grandi alleati. Fabio, ti faccio fare la domanda, però voglio far rispondere a Tilde Minasi, perché parla di effettivamente alleati, voglio dire, però la botticella alla Lega dice non servono i marziani che vengono in Calabria.
Ma poverino, no, vabbè, intanto grazie Fausto, per l'amicizia. Ricambio la stima e l'affetto perché abbiamo fatto tante battaglie insieme, abbiamo fatto un bel percorso insieme, non è di ieri ovviamente, però voglio dire, siamo comunque alleati, certo, non credo che Salvini possa essere considerato un marziano, anzi lo vedo una persona abbastanza concreta, una persona pragmatica, una persona che parla di problemi reali, cioè lui parla di pochi punti tangibili che possano ridare serenità ai cittadini per poter ripartire, perché oggi di fatto tutti abbiamo questo peso delle tasse di Equitalia, e cioè non è normale che un imprenditore non sa se a fine mese deve pagare lo stipendio, deve pagare le tasse, non è normale per la legge Fornero che oggi ci si ritrovi a 50 anni senza avere né stipendio né pensione, non è normale che chi studia qui e butta sangue sui libri poi debba comunque andarsene da questa terra, non è normale che noi abbiamo dei luoghi incredibili, abbiamo dei monumenti, abbiamo una storia e poi siamo un paese che non vive di turismo, non è normale. Quindi lui, come dice lui, con buon senso, parlando di cose, poche cose, ma che se realizzate possono poi far ripartire il tutto. Orso Marzo diceva una cosa: io e Tilde veniamo tutti dalla stessa casa madre, ricordiamo. Ma io non credo di aver abbandonato quella che è la mia identità, voglio ecco, dire. Ecco, però dovevamo trovare una nostra identità. A parte che, esatto, voglio dire, io faccio parte del Movimento Nazionale per la Sovranità che si è alleato con la Lega, ma io credo che la Lega oggi sia il partito che sia più vicino a quelli che sono i miei ideali. Non lo vede di ripiego, no, quindi si riconosce? Assolutamente no. No. Fabio. Se no non avrei sposato il progetto, cioè io non mi sono candidata per una poltrona, come ho sentito anche questo fra i tanti commenti e critiche, perché io non ho mai pensato solo a una postazione per me, io ho sempre pensato a poter fare qualcosa per il mio territorio, quindi mi sono candidata per poter dare un rappresentante reggino alla provincia di Reggio che rischiava di non averne. Non mi sono candidata certo per una postazione, quindi ho sposato un progetto, l'ho ritenuto serio, l'ho ritenuto credibile, ma fra l'altro poi il programma era comune al centrodestra, voglio dire, non stiamo parlando di cose diverse da quelle che portava avanti anche Fratelli d'Italia, per carità, che rispetto tantissimo, però credo che Fratelli d'Italia forse non ha saputo aggregare quelle parte di centrodestra che era un po' disorientata per via della disgregazione che c'è stata in questi anni del centrodestra, che invece forse Salvini è riuscita ad accaparrarsi. Fabio. Mary, allora io volevo fare una riflessione, poi la chiedo anche alla dottoressa Minasi, perché ha scelto la Lega, glielo vorrei chiedere, poi mi risponderà più tardi. Però hanno vinto questi due partiti, hanno avuto più preferenze, i partiti che hanno parlato alla pancia degli italiani, no? Reddito di cittadinanza, legge Fornero, immigrazione, flat tax, tutte queste cose qua. Poi alla fine, ecco la domanda che faccio anche a Fausto e alla Minasi, riusciranno ad attuare quello che hanno messo in campo? E poi più che altro per quanto riguarda il centrodestra è sceso in campo Berlusconi ancora con i patti, molto probabilmente anche su questo è stato sbagliato questo capo del centrodestra, non doveva essere lui, doveva trovare una persona nuova, un ragazzo, un giovane, secondo me anche Forza Italia ha perso anche su questo, però ripeto, forse a te non interessa, la Minasi nemmeno. Ma in qualche modo questa coalizione di centrodestra adesso come si muoverà? E questo è il nocciolo. La Lega che viene in Calabria e prende i voti, per carità, io non lo so, la Minasi se sentiva Salvini 5, 6, 7 anni fa, lo vorrei chiedere a lei, quello che diceva sul Sud Italia, sui Terroni e su quant'altro. È ovvio
dottoressa Minasi, ha preso i voti perché, come del resto anche i 5 Stelle, sono scocciati di tutta sta politica delle poltrone, che dite voi, è vero, la gente vuole lavoro, non vuole reddito di cittadinanza, la gente vuole un posto di lavoro, va a bussare a chiunque perché possa lavorare. Allora, più imprese, dovete stare vicini a queste imprese, alla piccola e media impresa, è quella che porta poi il business in Calabria. Il turismo, ha detto bene lei, non abbiamo l'assessore al turismo, ma nessuno si è incatenato lì davanti a dire guarda, non c'è l'assessore al turismo, non abbiamo l'assessore all'agricoltura, non abbiamo l'assessore al lavoro. Ma di che cosa dobbiamo parlare ancora oggi? Sì, è vero, l'ha gestito Oliverio, c'è stato Scopelliti, qua è un cane che si morde la coda. Allora, partiamo da Chiara Vallotti, 5 anni centrodestra, poi arriva Loriero, 5 anni centrosinistra, poi arriva Scopelliti, ha fatto male, ha fatto bene, ci fanno rimpiangere Scopelliti, poi Oliverio, ci fanno rimpiangere Chiara Vallotti, cioè voglio dire basta ragazzi, allora mettetevi d'accordo, date spazio a questi giovani, qualcuno che ha idee, qualcuno che insomma dica le cose come stanno, e sicuramente Fausto io mi auguro che ci sia veramente un'inversione di tendenza, la gente è stanca e questo l'ha dimostrato che hanno votato il Movimento e hanno votato la Lega. La Lega ha preso i voti perché Salvini ha fatto bene, ha fatto una campagna elettorale esclusivamente sull'immigrazione, sulla legge Fornero e sulle tasse. Queste sono le tre cose che interessavano i cittadini italiani. Il Movimento 5 Stelle ha fatto questa sua battaglia sulla legalità, sui vitalizi, su tutto quello che non va, e hanno preso i voti. Questa è l'analisi politica oggi. Purtroppo bisogna mettersi in campo e giocare a viso scoperto, Fausto, secondo me. Sì. No, concordo, un'analisi semplice, diciamo, è fatta il giorno dopo, quello, diciamo, anche efficace, no? E rispetto a questa cosa, perché guardate, comprendo quando uno scrive su un social, ma siccome ci metto la faccia, io non ho dato del marziano a Salvini. Quando dico che non arriveranno in Calabria i marziani a salvarci, mi riferisco a tutto il nostro corpo sociale ed economico, a tutte le nostre abitudini che non cambiano perché uno dà un voto, che ripeto. Quando Tilde parla di Fratelli d'Italia, innanzitutto nella mia città, in tutta la città dove c'è la nostra faccia, che credo abbia un minimo di credibilità nei comportamenti in quello che abbiamo fatto, perché io non ho raccontato slogan rispetto alle norme che ho fatto da consigliere regionale, che pensando alla Calabria turistica, la norma ad esempio sulle scuole sci, sugli appartamenti ammobiliati a uso turistico, insomma tutta roba che serve e lo fa nella dimensione che ti appartiene, che è quello di consigliere regionale. È mancato un po' di meno invece la deputazione nazionale, sono mancato un po' di meno nei governi tecnici di centrodestra e di centrosinistra, attrazione settentrionale, l'interesse e un'attenzione per la Calabria poi sbotta, no? Tant'è che fra tanti di quei voti grillini che io trovo, io non è che sono le migliori espressioni poi chi vota lì, perché molto spesso l'ho visto nelle mie segreterie a chiedere cose personali, non l'interesse, no, generale. Per cui quando mi riferisco ai marziani che non arrivano e non ci salvano, siamo noi come corpo sociale economico a stabilire qual è l'indirizzo che ci tocca, a farli in modo maturo, a scegliere i migliori rappresentanti, e questo lo fai ovviamente con il consenso. E se Salvini avesse voluto bene alla Calabria, avrebbe messo, a mio punto di vista, Tilde Minasi capolista, come avrebbe messo capolista il candidato in Sicilia. Io credo che questi, legittimamente, nel senso sono appunto alleati e guidano un corpo sociale diverso, che è quello che governano le loro latitudini, che quindi ha una maturità diversa, non a caso lì prendono il 30-35%. Allora, far passare adesso questa azione salvifica, e ripeto, su un voto di responsabilità, perché anche Giorgia Meloni, che ha avuto, se volete, anche un limite, io l'avrei voluta un po' di più al sud, dove potevamo di più sfondare, non a caso è l'unica regione della Calabria dove la Lega sta sopra un punto, cioè non è che fa legittimamente, ma sta sopra un punto, non grande dimensione, è stata misurata, perché quando parli di flat tax applicabile da subito ai redditi incrementali, è avere il senso, la responsabilità, se dici una cosa poi la devi fare. È ovvio che per noi, perché io vengo comunque dal lavoro, lasciamo stare, faccio il consiglio regionale, quindi tutti quelli che lavoriamo in questa terra, immaginiamo una Fornero, chi la vota, chi l'ha valutata, era inimmaginabile ormai che in questo nostro paese si potesse andare in pensione a 58 anni, va mitigata, però dire, come in queste ore se non sbaglio sta dicendo chi governa i conti in Italia, guardate che forse è realizzabile, se non la realizzeranno,
Io penso che gran parte di quel voto, perché è facile dire, ripeto, io provo a essere sempre misurato, però non mi piace, a tutti piacerebbe piacere a tutti e dire che siamo la migliore espressione. A questo mi riferivo e quando parlo di marziani parlo di noi calabresi, perché non possiamo pensare che arriveranno Messia, e rispetto anche alle scelte, Forza Italia è stata più responsabile, ha candidato per finalmente gente calabrese, stessa cosa ha fatto Fratelli d'Italia. Io penso che quel seggio, anche col consenso dei calabresi, sia un furto, perché a differenza di chi viene a ringraziare, avrei preferito anch'io Tilde Minasi, viva Dio, insomma c'è anche la Lega ha un deputato calabrese, io conosco poco, quindi spero possa fare bene nell'ambito del Parlamento e tutti quanti bene insieme. Ribadisco, con grande rispetto, perché è una grande alleanza, io non mi fido dei messaggi, diciamo, subliminali, di chi racconta una roba che poi, se non la verifichi, allora ancora di più i 5 Stelle, che rappresentano l'alternativa, diciamo, non misurata ancora, la stanno misurando a Roma e in altre città, potranno rischiare di prendere maggiore consenso, perché la gente poi non crede più, dici ti ho dato anche il 5% in Calabria, perché questa è la media, il 5% alla Lega in Calabria, la dovrò misurare con gli atti di governo, e comunque sia, ribadisco, preferivo Tilde Minasi in Parlamento che non Salvini a rappresentare i calabresi. Forse dice, perché non mettere capolista i calabresi, dice, anziché mettersi capolista come avvenuto anni fa quando c'era Berlusconi con Forza Italia, si metteva sempre lui capolista, perché non metterlo, così favoriva veramente una calabrese? Vabbè, questo non lo so, lui si è candidato come la legge gli permetteva in 5 regioni. Le altre liste hanno fatto secondo lei la stessa cosa, tipo ad esempio gli alleati, visto che parlava tipo Forza Italia? Vabbè, certo, Forza Italia non aveva la Rauti candidata, cioè non è che aveva capolista il candidato Ripepi, anche lì ha messo la Rauti. Ovviamente è questa legge che secondo me è far scegliere a un candidato la regione dove è stato votato di meno è un controsenso, perché praticamente io scelgo dove devo costretto a restare, dove praticamente non mi hanno voluto, quindi è un po' la legge che non va bene. Poi al di là di questo io credo che comunque Salvini sa bene che comunque la Calabria è stata anche determinante, come tutto il meridione, ma la Calabria in particolare, perché credo che siamo stati forse sì, la percentuale più alta di tutto il meridione, che è stata determinante per il suo successo, quindi domani credo che non è anche tutto il suo interesse, voglio dire, perché lui è un punto di partenza. Sentiva che io appunto sentivo, diceva no quando Fabio Di Ippolito parlava del discorso, dice hanno vinto per alcuni temi di programma, tra cui questa flex tax, dicevano non solo per questo. Vabbè, ma non credo che sia solo questo, io credo che comunque sia il parlare alla pancia, ecco. Esatto, vabbè, ma questo sì, perché come diceva lui, la gente oggi è stanca, la gente è stanca di governi tecnici, la gente è stanca di non avere un servizio e di avere le tasse più alte. Noi i primati in negativo ce l'abbiamo tutti e siamo la regione con la tassazione, con la percentuale più alta. È chiaro che la gente oggi non ce la fa a vivere, cioè sempre più la gente che io vedo andare a rovistare nei cassonetti, cioè questo per chi è in politica e chi in questo momento amministra veramente dovrebbe riflettere e pensare di essere un po' più responsabile quando si amministra, quando si governa, perché di fatto oggi noi, soprattutto in Calabria, abbiamo un immobilismo pazzesco a tutti i livelli, e il fallimento di Olivero non è che lo stiamo decretando noi in questa stanza in questo momento, ma parlano gli atti non fatti, i fondi non spesi, questi continui rimpasti, ancora oggi assistiamo all'ennesimo, ora tutti i tecnici qua arriveranno veramente le teste gloriose che ci tireranno fuori dai problemi, io non lo so, ma sono 4 anni che sono lì e non si è visto. Poi la nostra provincia non pervenuto proprio Olivero, anzi continuiamo ad avere spoliazioni, oggi c'è l'ultima delle dogane che le stanno portando a Catanzaro,
nessuno parla. Secondo lei stanno rimpiangendo il precedente governo, che è quello dove Scopelliti, lei ricordiamo consigliere regionale? Ma sicuramente io credo che Scopelliti comunque una persona che le risposte le dava, una persona dinamica, una persona che riusciva a portare avanti, che aveva un'idea di città quando è stato sindaco, un'idea anche di regione. Io leggevo che lei è una delle, è stata anche, ricordiamo nel 2002 è stata anche assessore eccetera una delle artefici assieme a questo modello Reggio che oggi, lo leggiamo proprio in molti, oggi da un anno a sta parte più, tanti criticano. Lei invece lo porta avanti con orgoglio quel modello? Ma io credo che è stata una stagione positiva per la città, perché comunque si era creato tanto movimento, c'era comunque i cantieri aperti, oggi non c'è niente. E ripeto, assistiamo a questo continue scippi soprattutto sulla città. Abbiamo avuto in questi anni l'Agenzia dei Beni Confiscati, che comunque nel bene e nel male è sempre un presidio quindi importante, che soprattutto sul nostro territorio. Abbiamo avuto oggi le dogane, ma anche la ZES. La ZES è stata una scorrettezza da parte del Presidente non coinvolgere l'area metropolitana, perché la ZES nasce per essere di supporto alla zona del portuale di Gioia Tauro, e poi peccato che l'abbiamo fatta estendere verso nord piuttosto che verso la nostra provincia, escludendo l'area. Il sindaco allora ha fatto una protesta, nel senso ha protestato per quanto riguarda. Sì, ma il sindaco se ne accorge troppo tardi delle cose, voglio dire, dovrebbe stare attento e più al suo territorio, perché poi quando le cose sono fatte gridiamo a cosa? Questo è un po' imbarazzante, il silenzio, come anche il silenzio di tanti politici su problemi importanti che noi viviamo, e non si vede nessuno. Orso Marzo, il 28 marzo prossimo consiglio. Il consiglio regionale. Prossimo consiglio è... C'è un ritardo accumulato enorme. Io spero che questa maggioranza, a cui noi pur facciamo opposizione, perché ho sentito Tilde, no? Non mi sembra siamo diventati tutti di Bolzano, stiamo qui, cioè, lo si può più o meno urlare, perché io ricordo quando con uno dei suoi più cari affetti, che non scordo perché è stato uno dei manager migliori in questa terra, ha dovuto affrontare, guardando la gente agli occhi a muso duro e spiegare, diciamo, quello che toccava fare, eravamo impopolari, sembravamo sì dei marziani, eppure si è fatto e ci ha fatto recuperare alcune cose nell'ambito della sanità. Quindi il problema non è urlare alla povertà, che io incrocio tutti i giorni, che continuo a passeggiare sui marciapiedi della mia città rispetto a tanti che si sono trasferiti altrove. E abbiamo vissuto e viviamo ancora oggi, anche nel nostro ruolo, grande responsabilità, perché se avessimo dovuto urlare sui consorsi di bonifica, sui bandi dell'agricoltura, che in genere perlomeno quelli funzionavano, se la politica non ci mette mano fa pure prima, e sui flussi turistici dobbiamo prendere, sulle stagioni estisce, su quant'altro. Qua bisogna lavorare facendo leggi, io provo a fare leggi, le mie sono sempre approvate all'unanimità e funzionano, quindi quando si va in TV, che faccio impressionare, e si raccontano cose dicendo che schifo la gente, perché lo viviamo tutti, ripeto, io lo vivo responsabilmente, bisogna essere appunto responsabili, quindi incalzeremo in questo anno e mezzo che resta Oliverio, perlomeno insomma di spendere quello che va speso, ma è importante, per questo era importante ed è importante la deputazione calabrese a Roma, che sul sud in generale, sulla Calabria in particolare, ogni euro che non è arrivato, anche il finanziamento statale, dei ritardi, cioè anche battaglie vanno fatte lì, perché in questa terra rischiamo, e lo dico anche ai 5 Stelle, che proveranno, diciamo, ad affrontare dinamiche governando, glielo auguro, pure insomma città, di essere tutti ndranghetisti a strascico. Perché questa terra, sui problemi che ha, sulle difficoltà che ha, che non vengono affrontati di petto, il rischio è
anche se stai chiuso in una teca, che quando interviene sui problemi, perché non sai mai manco con chi parli in questa benedetta terra, rischiamo, ed è un problema che va discusso in Parlamento, per cui non accetto l'elezione di chi viene da Bolzano a vivere comodamente una società che non è la nostra, perché dovrebbero darci la coppa dei campioni ogni giorno quando fai politica. Il rischio vero è che noi saremo tutti, perché indirettamente o indirettamente c'è sempre quello che racconta, e poi ho parlato con Fabio, ho fatto, e noi abbiamo la necessità invece che le risorse vengano spese subito, quindi significava avere gente che conosce le problematiche e stare in Parlamento a dire che servivano le white list, un lavoro di intelligence della politica insieme a prefettura e magistratura, che sembra che non si parlano in questa terra, oppure che io non mi faccio dare lezioni da nessuno nella vita, perché provo a essere un calabrese, un cittadino per bene, con tutti i limiti che possa avere, posso anche sbagliare, il rischio di sbagliare anche indirettamente, penso di conoscere i problemi nelle strade che viviamo, che sono le nostre strade calabresi, grandi linee, quando ci sono operazioni importanti che liberano, diciamo, zone della Calabria, certo, dove non potevi manco comprare liberamente una Coca-Cola perché era tutto maladettamente soffocato dal sistema andranghetistico. Ma attenzione, che se buttiamo anche, qualcuno diceva prima, il bambino e l'acqua sporca, quindi anche quel pezzo di classe dirigente che oggi è più matura, che si è formata e che alcune latitudini, Tilde Minasi dovrebbe saperlo, hanno pagato anche loro il prezzo di diventare incapaci a strascico, fermo restando che chi sbaglia paga, almeno nella nostra cultura di storia politica. Io l'attenzione che pongo, il rischio è questo, cioè in quell'agenda, in quel dibattito, soprattutto chi ha immunità parlamentare che serve per dire qualche cosa in più, e doveva esserci gente, e c'è gente, perché sono quelli di Forza Italia, c'è Tilde Minasi, c'è il rappresentante della Lega, insomma, ci sono anche quelli del PD, devono con coraggio dire che noi non possiamo sempre rischiare di frenare ogni cosa, perché rischi che ti si interrompe. Quindi deve essere un lavoro preventivo, di simbiosi, di scambio di informazioni, di dire finanche ad Orso Masso, se fa l'amministratore locale, regionale o nazionale, attenzione a non parlare con Fabio, certo, perché dietro Fabio che ha sì l'antimafia, tanta altra roba, però non sai. Allora, il rischio che io corro tutti i giorni, lo dico umilmente, l'ho raccontato in queste ore dove ho incontrato la gente, non con il messaggio dopato alle TV, vedremo noi, faremo noi, no, ma dicendo quali sono le nostre difficoltà, e comunque il consenso l'abbiamo preso, che anche quello è un consenso libero, maturo, responsabile. Il rischio che vedo per i prossimi anni è proprio questo, cioè se su questa terra non c'è attenzione su un percorso da fare, noi rischieremo di buttare, e sarà di centro, di destra, di sinistra e anche 5 Stelle, quando dovranno dimensionarsi con i problemi, pezzi di esperienza di classe dirigente che rischiamo vengano appunto trascinati a strascico all'interno di difficoltà di un corpo sociale economico che ha grandi limiti. Io questo in questi anni non l'ho sentito, è sempre stato sottovalutato, è sempre stato tracciato, poi quando poi vedevi più o meno lo scandalo, e io provo a non farmi coinvolgere mai negli scandali, insomma provo a essere responsabile, però è un problema che sento, cioè allora, o sono chiuso in una teca e non vado manco in consiglio regionale, non incontro manco le imprese, o è un problema che anche questo nuovo Parlamento, soprattutto questo nuovo Parlamento per la Calabria, a tutti i livelli, perché si è classe dirigente del lavoro che fa Fabio d'Ippolito come informazione, di quelli che fanno gli imprenditori, riescono a farli con grande difficoltà, quelli che devono fare i liberi cittadini, e quando hai la fame addosso non riesci a fare il libero cittadino con dignità. Questo è quello di cui dovrebbe discutere diciamo la politica, e con tutto il rispetto degli alleati, con tutto il rispetto di chi giustamente dice faccio una cosa, siccome mi tocca il seggio dove prendo le minori preferenze, è ovvio che venga a fottere un seggio al sud, e con tutto che il sud ha avuto rappresentanza che ha fatto vergognare, io preferisco in modo consapevole uno che è nato e vissuto qui e che sia persona per bene, ovviamente, rispetto a chi viene a farmi la lezioncina, chiunque esso sia, perché ribadisco, alleati è un contenitore grande, ma chiusa la telecamera, chiusi i microfoni, chiusa l'aula del Parlamento, le difficoltà di queste latitudini, e se sei classe dirigente le devi conoscere profondamente, non penso che le conosca nessuno meglio di quanto e come le conosciamo noi, fino anche i 5 Stelle, fino anche quei giovani sono andati lì, portati diciamo sono tanti trentenni da un'onda di indignazione, ma anche giusto, di indignazione e di voto convinto per provare a cambiare, però
dico proprio questo, lo dico a Tilde, che quell'esperienza che qualcuno rinnega anche alle tue latitudini, anche quelli che immaginano che è scomodo citare alcuni pezzi di storia, se quei pezzi di storia, nonostante le difficoltà, nonostante anche gli errori politici, non fanno vergognare il petto in fuori, perché chi non ha nulla da vergognarsi deve farlo in modo responsabile e consapevole. E ripeto, perché per me, quando arriva finalmente Gratteri in Calabria, resta tutti, dico viva Gratteri, ma so benissimo, perché lo vivi da vicino, che non ci basta solo Gratteri, cioè deve essere una consapevolezza complessiva, cioè quelle scorciatoie, anche quei rischi che pur abbiamo quando ci sentiamo persone per bene e consapevoli tutti i giorni, rischiano di avvolgere le migliori esperienze, e non riguarda soltanto la politica, riguarda il sindacato, riguarda le imprese, riguarda la città e riguarda soprattutto i cittadini che hanno più difficoltà, che facile poi giudicare e abbandonare quando stanno nell'errore, perché io rivendico l'idea di guardare tutti negli occhi, anche chi ha sbagliato e chi ha fatto grave errore, e offrirgli un'opportunità diversa. Questo non ha fatto la politica in tanti anni, questo deve fare chi ha più strumenti, perché quando diventi parlamentari hai ovviamente maggiori strumenti che non fare il consigliere regionale e il consigliere comunale o tutto quello che ognuno nelle carriere politiche ha costruito. Allora, scusami Mary, volevo aggiungere, siccome la Minasi parlava di scippi, no, dogana, noi ci ricordiamo bene che qui a Cosenza, negli anni passati, governatore, se non mi sbaglio, c'era proprio Scopelliti, e io ho assistito a più volte la sindaco Perugini, consigli comunali aperti, chiusi, assemblee per la cardiochirurgia, ce l'hanno fatta vedere qui a Cosenza, tavole rotonde, esagonali, quadrate, poi cardiochirurgia è finita a Reggio Calabria. Allora, quindi voglio dire, di ship ce ne sono sempre. Ma anche quella, Fabio, questo è una cosa. Non è uno ship, è irresponsabilità. Perché nell'organizzazione sanitaria io non sono un esperto. Perché nell'organizzazione sanitaria io non sono un esperto. Ho dovuto studiare per emendarlo, difenderla. Una regione come la nostra, che ha gli hub, tutte quelle parole, diciamo, difficili da comprendere. No, le cardiochirurgie possono essere due, perché la cardiochirurgia significa. Sì, Catanzaro c'è, perché c'è la Reggio. Sulla misura. Fare anche la terza sarebbe stato irresponsabile, quindi dico per questo. Sì, l'hanno fatta, però doveva nascere qui a Cosenza, ma è stata portata a Reggio Calabria, capito? Ma non è Fausto. Vero, questa cardiochirurgia è sempre stata lì dai tempi di Roiero, perché è stata programmata, questa è la verità. Poi noi diciamo sempre no, perché mi ricordo tutti questi consigli. E vogliono tutto a Cosenza. Non è vero, la cardiochirurgia era già prevista a Cosenza, e non è vero perché io credo che Scopelliti sia stato uno forse dei pochi governatori che ha guardato alla Calabria nella sua interezza e non ha mai fatto preferenze, rinnega quel periodo, lei no, perché va bene, ma voglio dire, l'irriconoscenza fa parte, è una caratteristica forte del nostro territorio. Però devo forte. Dire che si è caratterizzato, come dicevo, Orso Marzo, per delle scelte, lei lo ribadiva, quelle sanitarie. Ricordiamo che è stato il periodo più duro, perché venivamo da Agazio Loiero, certo, con il piano sanitario, allora era l'assessore. Ma era io volevo anche convenire con Fabio e con Fausto, è chiaro, voglio dire, la nostra regione ha dei ritardi atavici che non possono essere risolti con una bacchetta magica in un colpo di bacchetta, è chiaro, però è anche vero che noi abbiamo un potenziale così alto che forse nessuna delle regioni d'Italia ha, e se messo a frutto in maniera responsabile, in maniera concreta da tutti, forse dovremmo essere la regione più ricca d'Italia. E allora ben vengano le candidature di persone che abbiano le competenze giuste, e ben vengano persone forse giovani e persone che possano rinnovare, ma soprattutto persone che siano competenti. A proposito di quello che diceva Fausto d'Orso Marzo, la deputazione deve essere del territorio, perché conosce il territorio. Carità, ma Vandaferro, ecco, per nominare Vandaferro, scrive subito dopo, tra i commenti, diciamo, della sua elezione, dice: sarò una parlamentare che porterà a Roma la mia calabresità. Parlerò il calabrese, ecco. Certo. Vandaferro, Fratelli d'Italia, Vandaferro che viene. Vandaferro era candidata lei al Consiglio regionale.
regione allora con sì, Guida. Sì, certo, io ero, mi sono candidata nella lista del presidente allora ed ero contentissima della sua, della scelta su Wanda Ferro, perché ritengo che Wanda pure sia una persona che ha fatto tanto, una persona che comunque ha dimostrato di saper fare buona politica e quindi sono certa che domani lei saprà portare sui tavoli romani quelle che sono le necessità del nostro territorio. Io non è che, per rispondere a Fausto, non è che dico che Salvini viene qui, ci ha salvato tutti o comunque, è chiaro che la scelta sua è stata obbligata dalla legge, non credo che lui sia rimasto qui per fare un torto a qualcuno e quindi fosse stata diversa la legge sicuramente lui avrebbe scelto, ne avrebbe potuto calcolarle il risultato, no assolutamente, ma comunque il risultato sarebbe stato Calabria-Sicilia, non altro, perché se doveva scegliere la percentuale più bassa non poteva certo essere la Lombardia. Ovvio. Che è il suo territorio. È chiaro che, l'ho detto prima, io mi sono candidata appunto per evitare che la Calabria, la nostra provincia fosse provvista di un rappresentante proprio del territorio, perché è chiaro che chi vive il territorio quotidianamente sa più di un altro che non lo vive quale siano le necessità, questo è normale. Però voglio dire, al di là del ruolo, al di là della poltrona, voglio dire, io mi farò parte attiva. Perché le esigenze del nostro territorio siano portate all'attenzione di Salvini qualora lui non dovesse essere presente sul territorio. Orso Marzo, una battuta e ti lascio pure a Fabio su questa giunta, so che è un cavallo di battaglia anche di Fabio perché la sta portando avanti anche attraverso le tue trasmissioni, no? Il graffiatore, questa giunta dopo l'uscita dell'assessore regionale al lavoro, ricordiamo Laro Cisano, in sé ingloba il presidente Oliveri, un ulteriore assessorato che è quello del lavoro, al turismo, all'agricoltura, al lavoro. Quando farà sta giunta? Sì, no, tengo a precisare per l'ennesima volta, che sono, sembra veramente divento marziano io, che io non ce l'ho assolutamente con Salvini, perché sarebbe una follia, perché è stato rispetto a tanti protagonisti comunque un protagonista nuovo che io ritengo, questa è la critica che faccio sapendo com'è difficile poi governare, non sia stato misurato su alcune cose che dice. Ho visto più misurata la Meloni e fino anche Berlusconi, che in genere per televisione quando firma contratti li firma anche lui, diciamo, a strascico. Quindi detto questo, resta sempre comunque una simpatia complessiva, perché parliamo di un ambito di centrodestra, sennò quando siamo sempre troppo seri sembra che c'è l'accanimento terapeutico contro, assolutamente no. E la giunta, sì, c'è questo ritardo, ma il ritardo della giunta è... E ribadisco, se conosciamo le cose calabresi, non soltanto l'incapacità di Oliverio, che l'ho trovato totalmente inadeguato a gestire una stagione dove essere smart, dove devi essere veloce e non lo è, ma sta proprio in questo collegamento con le dinamiche nazionali, perché l'assessorato al lavoro, quando tu fai il Jobs Act, che è una misura di Renzi, poteva andare bene anche per alcune aree, devi sapere, devi avere una deputazione che ti spiega che per fatti economici quella misura non produce effetti in Calabria, così come anche la flat tax, fino anche sui redditi incrementali, è buona per io la sposo diciamo come un'idea di governo alternativa e migliore al fatto invece dell'assistenza con redditi cittadinanza, di stiamo a casa, che è comunque una cosa legittima, la gente deve votare liberamente. Noi abbiamo un ritardo che va colmato con un intervento straordinario da fare nei primi 100 giorni, cioè a una Calabria che soffre, se vuoi offrirgli lavoro vero e devi farlo soltanto sul turismo, e ripeto, io ne parlo non per slogan, perché ho fatto leggi in Consiglio regionale su questo, le avrei volute fare, ma abbiamo Wanda Ferro, le possiamo fare anche con Tilde Minasi, che è più facile ci ascolta Wanda Ferro e Fulgioele e non Salvini, lo dico con grande affetto, che quello sarà impegnato giustamente su altri fronti, no? Essendo anche un leader nazionale. E dobbiamo fare tutto quello che ti ridà ossigeno subito, perché se non pensi, ad esempio, in un investimento serio su una dinamica fino anche burocratica di autorizzazioni, se non se ne è occupato fra comuni, province, regioni, sovrintendenze, anche soltanto per fare un lido,
che ogni lido nuovo che fai migliora la nostra stagione. Tra l'altro di queste ore io sono intervenuto subito chiedendo un elemento straordinario, non soltanto di dire diamo alla Calabria, come è accaduto anche in agricoltura, la calamità, ma diamo subito le risorse, perché gli imprenditori calabresi non hanno la capacità e la forza di andare a ricostruire quei lidi, quelle strutture. Cioè, questo significa attenzione, essere tempestivi, sapere quello che serve, non sprecare nessuna risorsa. Vi ricordate l'annuncio Oliverio della fabbrica e delle automobili, insomma, che anche quella era una fake news, una butade, insomma, si voleva dire. Quindi io penso che al di là della Rocisano, che diventa la foglia di fico dell'incompetenza di un sistema che non funziona, perché al posto della Rocisano, anche a governare del centrodestra, il problema dei precari, giusto per intenderci, che noi abbiamo ereditato e che hanno costruito anni di politica del centro-sinistra, lo sforzo nostro è stato non produrne più precariato nuovo. E il problema di quel precariato che è ultra cinquantenne e che ha figli, o te ne occupi come hanno fatto in Veneto utilizzando i fondi di Horizon 2020 o pezzi di fondi regionali e statali, e lo risolvi per i prossimi 10 anni e l'accompagna alla pensione. Nel frattempo qualcuno, perché ripeto, se in un anno non cancellano la Fornero, è finita quello slogan irresponsabile. Perché io che ho 46 anni, che a prescindere da me vivo in una terra dove tanta gente come me lavorava nel privato, nel pubblico, io pure avrei voluto raccontare a tutti: aboliamo la Fornera, apriamo 100 ospedali, diamo i soldi a tutti. La responsabilità sta a quello, cioè capire che stagione si vive, che competenza c'è, per cui anche rispetto al governo regionale e alla totale, ci sono due analisi: la totale inadeguatezza di Oliverio, che pensa di stare ancora alla provincia e quindi di avere assessori, diciamo, poi vediamo, vedo pure io, insomma, ed è sbagliatissimo, ma soprattutto il non collegamento con uno Stato nazionale che non ha in agenda il Mezzogiorno, che quando pensa a una misura, faccio l'esempio di Renzi, che ha pensato al Jobs Act, che pure ha creato qualche posto, diciamo, a tempo determinato in alcune aree, deve immaginare che ci sono pezzi di misura che devono servire questa terra. La mia idea era 100 milioni di euro subito al lavoro vero, che potrebbe essere anche quello degli asili nido per le mamme, perché anche qua, che era nel programma, diciamo, della Meloni, una flat tax sui redditi incrementali, per cui anche tanto nero che c'è pure in Calabria di imprese artigiane può venire fuori, perché se paga il 15%. E questa è la politica. La politica è compromesso quotidiano rispetto ai problemi, ma non compromesso, diciamo, che io mi faccio i cazzi miei. Cioè, compromesso significa urlare di meno, rispettare tutti. Io rispetto su tutti il voto dei 5 Stelle. Io oggi ho una deputazione maggiore in Calabria, quindi, siccome penso di avere un'esperienza, trasferirei anche a loro queste nostre esigenze di chi non so se sosterrà o sarà parte di un governo, comunque guiderà una delle due Camere, e restituire alla Calabria un po' di normalità. C'è la normalità che se ti svegli la mattina e vuoi andare in banca da artigiano, non trovi neanche più le banche che per la nostra Costituzione, almeno quelle commerciali e non che fanno i grandi investimenti, le grandi speculazioni, dovrebbero servire le imprese e i cittadini assumendosi il proprio rischio. Oggi non c'è nessuna banca che presta soldi, anche 10.000 euro, a un cittadino, a un imprenditore. Questo va detto in Parlamento, perché le banche hanno prestato al centro-nord, quel centro-nord che, dove tanti risultati fanno le imprese di Salvini, e che ci rubano con la migrazione sanitaria, diciamo, perché il centro-nord non sta in equilibrio. Ne parlavo molto spesso con uno dei più capaci manager della nostra sanità, una persona veramente buonanima, che era il marito di Tilde Minasi, uno dei manager migliori che la sanità cosentina ha avuto. Non sta in equilibrio, perché starebbe 180 milioni di euro in meno. Ci sta, perché se il DRG lo devono pagare tutte le regioni, basterebbe modificarlo, basta che lo paghi Roma, poi la gente deciderà se sarà opportuno curarsi in Calabria, perché deve pagare soltanto uno. Quindi sono degli aspetti che li conosci, se li hai vissuti direttamente, se non ne parli, diciamo, per facendo populismo e facendo demagogia. E io penso che abbiamo grandi opportunità, sono convinto, ma sono convinto anche con tanta gente per bene di sinistra che la pensa come noi, e anche dei 5 Stelle che la pensano come noi. Quando dico che non arriveranno i marziani a salvarci, non è soltanto la politica, è che o i calabresi prendono coscienza di sé, e lo fa bene anche Gratteri, che nella sua funzione, poi alcuni non piace, no? Ma fa anche educazione civica rispetto a questo tema, e lo fanno bene tutti quelli che ne hanno coscienza, ma non basta soltanto, appunto, arginare i mali e togliere chi ha sbagliato o chi ha svolto male il proprio ruolo, ma avere una consapevolezza piena.
Siena. La Siase ci raccontiamo cosa le possiamo fare. Cioè, per la Calabria oggi, che sia anche la Lega di Matteo Salvini, ma servono nei primi 100 giorni un intervento straordinario che ovviamente toglie risorse a quei 3 miliardi finiti molto spesso anche in mano, diciamo, alla delinquenza, che sono serviti soltanto a parcheggiare gente, non i richiedenti asilo, a cui bisogna portare grande rispetto, ma migranti economici che stanno in albergo, a differenza dei nostri, non trovano una casa, ma da subito 100 milioni. E l'idea è, dove li mettiamo? Li mettiamo soltanto sull'agricoltura, sul turismo e sulla pesca. E ad esempio in queste ore, visto si farà il DEF entro aprile, stabilire fin da subito che per la Calabria, vedere quanti sono i danni, perché chi deve ricostruire i propri lidi, le proprie attività in queste ore, non trova manco i soldi dalle banche. Io non ho sentito nessuno parlare delle banche. Questa è la consapevolezza pratica, oggettiva. E ripeto, se sei responsabile, non devi urlare, perché è facile urlare e raccontare tutto quello che io avrei voluto raccontare, diciamo, alla gente viviamo tutti i giorni, quelli che ancora oggi purtroppo riempiono le segreterie dei politici dicendomi il posto, insomma, e l'ho vista anche cambiare la Calabria, perché in 7 anni invece cominciano a cambiare, ti dicono dove posso fare un corso di inglese, insomma, gli strumenti. E cioè, noi dobbiamo essere appunto responsabili, perché raccontando quello che non è, oppure quello che ci candidiamo a fare, immaginando che, diciamo, lo faremo in 2 anni, invece ci vorranno i prossimi 10 anni, si raccontano bugie. Io non grazie mai... a Fabio Di Polite, grazie a Fausto Orso Marzo, in bocca al lupo. Io siamo in chiusura, anche perché, Fabio, io ti ringrazio, grazie al tuo ospite, siamo in chiusura, il nostro tempo a disposizione, ricordiamo, è finito anche per questa diretta. Grazie per il vostro collegamento, grazie ancora Fabio. Grazie a voi e buona serata, alla prossima, ciao. Grazie a voi e buona serata. Tilde Minasi, una battuta finale anche a lei, perché lei la vedevo commentare effettivamente su questa giunta, dice ci sono i bandi, ci sono le risorse, ma molto spesso non vengono attivate. Non vengono attivate o spese in maniera anche non adeguata e senza nemmeno che ci sia un controllo da parte dell'ente che eroga il finanziamento. È vero che ci vuole anche un gran senso di responsabilità da parte di tutti, perché poi le colpe non sono sempre solo dei politici, ovviamente dobbiamo inglobare imparare tutte le deleghe a sé. No, infatti è vergognoso, soprattutto deleghe importanti, lascia stare il turismo, ma anche l'agricoltura sui nostri territori è una delega importante, non può essere un accentratore. Poi questi continui disimpassi non vanno neanche bene, perché ovviamente un assessore che si siede deve avere il tempo di capire dove si il trova. Il Consiglio chiede una giunta da tempo ormai, la giunta politica, ma è soprattutto giunta tecnica quelle che sono state. Lui ha dichiarato anche oggi, l'ultima, sarà tutta una giunta di esterni. Che poi comunque anche lì mettere questi grossi professori universitari, che per carità saranno delle cime nel loro ambito, però poi... Ricordiamo che un professore universitario della sua giunta vicepresidente è entrato alla Camera. Hanno una visione un poco forse non tanto flessibile, e invece la politica ha bisogno, come diceva anche Fausto, di essere veloce nelle decisioni, di essere... Poi io dico, finanziamenti ce ne sono anche in abbondanza, sappiamoli spendere, sappiamoli utilizzare, non solo a livello regionale. Io qui faccio un appello a tutti quelli che sono stati appena eletti del nostro territorio, destra, sinistra, centro, di tutti i partiti, dico... Non dimentichiamoci della Calabria, non facciamo sì che, come tutte le volte, si viene qui e si utilizza il nostro bacino elettorale e poi ci si dimentica e si voltano le spalle. Io credo che la Calabria non può più permettersi di essere dimenticata, quindi... Finendo col sorriso. Fare il vostro lavoro. Finendo col sorriso, anche perché poi durante la puntata siamo state col che sorriso. Che altro appellativo mi volete dare? No, nessun appellativo. Il rischiamo è brutto forse il termine, no? Potremmo avere, ecco, migliore, un senatore premier quasi, perché ricordiamo c'è stata poi la diretta che chi prende più voti anche per certo, un solo voto certo. È il candidato. Io sono convinta che Mattarella dia l'incarico al centro-destra, perché se la legge predilige le alleanze bisogna dare e quindi
l'incarico all'alleanza che ha avuto la maggioranza, che è in questo momento l'alleanza del centrodestra. Quindi l'alleanza non è detto che domani Salvini non torni qui da premier, e quindi possiamo avere l'onore di aver avuto un senatore premier, no? Un senatore premier. Grazie anche al suo apporto, io la ringrazio per essere grazie stata qua con noi, ringrazio Tilde Minazzi, ringrazio per essere stato collegato anche Fabio Di Ippolito e Fausto Orso Marzo. Linea aperta vi saluta, linea aperta come sempre, ricordo, sulla nostra diretta Facebook, che ritorna come sempre venerdì prossimo. Grazie. Domani, ci vediamo domani, vi aspettiamo. Ciao. Da